Benjamin, questa intervista esclusiva mi farà fare un figurone, vedrai che scoop! Fantastico, zio C! E chi è che intervistiamo? Topeuro Centoni, il multimilionario. Non esce quasi mai, ma oggi sarà au fromage d'or al pranzo annuale dei miliardari della città. Ma scusa, se non l'hai mai visto, come fai a riconoscerlo? Ho ricevuto un misterioso messaggio anonimo. Centoni avrà un cappello in testa e un impermeabile beige. Ehi, Puffartoppo, qui ci sono delle impronte. Hanno tutta l'aria di essere impronte di scarpe femminili. E non scarpe qualsiasi, quelle con i tacchi a spillo che vendono solo a Parigi. E le impronte finiscono qui! Vediamo, in questo posto ci sarà pure una telecamera di sicurezza. Ah, ora provo a scaricare il video sul Ben Pad. Ancora un attimo, fatto! Vediamo un po', provo a ingrandire l'immagine. Ah? Che cosa ci fa zio G con la gazzetta del ratto in tasca? Non stavo facendo niente, non curiosavo nel tuo ufficio, cugino, te lo giuro, sui miei baffi. Trappola, sono Benjamin. Oh, bene, non dire niente a tuo zio. Tu sai dove è finito? Hai il telefono spento. Oh, lui e Thea sono andati a indagare in qualche magazzino in città. Non ricordi proprio nient'altro? Oh, zero. Hanno detto qualcosa a proposito di un misterioso messaggio. E di chi? Come di chi? Ti ho detto che è misterioso, no? Il leone si aggira in città. Che cosa? Oh, l'impostore è appena arrivato. Si va in scena, gente. Tutto bene, mon ami? No, ho appena saputo che c'è un leone che si aggira per la città. Oh, ma sei terribile. Se arriva qui, cosa facciamo? Oh, Fartopo, non è stata una buona idea. Oh, eccolo là. Oh, piano, piano. Oh, ci sono, ecco. Piano, piano. Quale tipo di usanza? Le solite cose. Rapinare, saccheggiare, sperperare un tesoro. Beh, no, mademoiselle. Sperperare è un viziaccio dei vichinghi, non dei pirati. Vediamo. Allora, ma dove avrà nascosto quella mappa? Calze, calze, le calze, calze coi buchi, perfino calze a pallini. Oh, guarda, qui sono rimasti solamente i buchi. I capitani dei pirati non usavano tenere casseforti nei loro alloggi. Guardiamo sopra e sotto la scrivania. L'ho presa! E io ho preso te! Sapete che cosa vi dico? Quasi quasi preferivo la nave! Guardate, i guerrieri di Terracotta! Forse è meglio fermarsi e aspettare che passi la tempesta vicino a un bel fuocherello! Tieni duro, zio! Ci siamo quasi! Vedi, ce l'abbiamo fatta! Questo sì che è viaggiare, cosa si può chiedere di più? Un paesaggio incantevole che scorre placido davanti agli occhi, cullato dal clic clac delle rotaie. Ah, sei d'accordo con me, Benjamin? Cosa? Oh, no, io in Africa non ci vado, scordatelo! Qui sento odore di notiziona da primissima pagina! O ti vuoi far soffiare sotto i baffi anche questo scoop? Preparate il siero antiserpente, si va in Africa. E vai! Fantastico, ragazzi! Ho dormito come un ghiro! Secondo me c'è qualcuno che ha bisogno di un aiutino, tu che dici? Ci penso io!
Geronimo! E dai! Aggiù! Caciotta qui, fottina lì, se nel cheeseburger mi fa star tutti. Lascia! Ridammi subito quel microfono, impostore! Barry non gradisce prendersi la colpa di qualcosa che non ha fatto. Oh, carissimo signor Baffetto, mi spiace molto, non intendevo di certo offendere nessuno, no! Diciamo che è stata sua l'idea! Ora basta, non intendo sopportare oltre! Lei non sa chi sono io! Sono Sally, dico Sally Rasmussen! E chiedo di essere liberata immediatamente! Questo è veramente troppo, caro signore! Il mio parrucchiere personale mi aspetta per le 2 e se salto l'appuntamento sarò di pessimo, pessimo umore! Oh, che modi! Questa intervista sarà lo scoop del secolo, dico! Ti congratuli con lei? Ehi, in pista sarò anche un osso duro, ma lo spirito sportivo ce l'ho, quello non mi manca. Lei ha meritato di vincere. Ma come? Dopo tutto quell'organizzare, darsi da fare per convincere Ratter? Ah, beh, cioè, volevo dire, ecco. Ops. Ma che cosa stai dicendo? Che c'è Ratter dietro tutti quei sabotaggi. Che cosa? Proprio così è stato il tuo sponsor ad organizzare tutto, Sally. Oh, sono senza parole. Come osi accusarmi davanti a tutti? Non so di che cosa parli, brutto ficcanaso! Quel Ratter ha fatto tutto da solo! Ok! Che cosa? Che mi importa sapere dove sei o quanto puzzi quella roba? Sei licenziato! Quella Stilton ci ha imbrogliato! No! È tutta colpa tua, Marameo! Colpa mia! Ma io non ho fatto niente! Appunto, è per questo che ce l'ho con te! Io vedi di fare qualcosa per questi uccellacci, Babbeo! Sì, mi girano intorno, neanche forse... Gira a destra! E a destra, ti dico a destra! A pensarci meglio, mi sa che non ci sto! Io mi aspetto qui, ok? Lo tengo d'occhio, zio G. Sembra diretto fuori città. Ciascuno il suo tombino, ok? Uh-huh. Thea, sei qui. Benjamin, la trappola invece qui. Ci incontreremo nel punto centrale. Il gran supersauro non ci sfuggirà, si troverà con la coda al muro. Stazione di Pecorotto, in fretta. Piano! Scusi, non può andare un po' più piano? Sa, vorrei arrivare tutto intero! Pensandoci bene, come non detto! Ok, attento, c'è una curva a destra.
È una mucca! Salvi per un baffo! I ciclisti stanno per arrivare alle punte lungo lunghissime. Preparo la macchina fotografica. Ve lo immaginate? Trappola Stilton, il primo a fotografare una scimmia polare. Trappola! Ehi, posso avere questa? Sì, per favore. No. Vuoi vedere che c'è dietro lo zampino di Sally? Sì, è un trucco di quell'imbrogliona. Se solo l'eco del roditore riuscisse a provare che è tutto un imbroglio, allora sì che verrebbe fuori uno scoop coi baffi. Sì, puoi dirlo forte, è garantito al formaggio. Ok, a quanto pare il gran supersauro esce ed entra dai tombini, quindi dobbiamo controllare le fogne. Chi è con me? Su la mano! Non capisco cosa abbiate da lamentarvi voi due. Io sto benissimo, mi sento fresco come un frappè con ghiaccio. Pista! Largo! Ma far dopo, che disastro! Zucchero filato spiaccicato! Eravamo così amici! Trappola, va tutto bene? Eh? Cosa? Wow! Che numero stratopico! Gli amici del torneo Trucchetti e Scherzetti andranno fuori di zucchina per questo! Buono il formaggio con i buchi! No! Uffa! Sì, effettivamente c'è qualcosa là in cima, ma è praticamente impossibile arrivare fin lassù! Fatto! Benjamin, sta attento! È stato veloce ad arrivare fin lassù. Forse un po' troppo veloce qualche volta. No! Tranquilli, sto benissimo. Basta, non ce la faccio più. Benjamin, no! Non credo ai miei occhi, zio Geronimo, ma cosa fai? Non ti vergogna sgraffignare di qua e di là? Senti tu, non abbiamo tempo da perdere, abbiamo due zii da salvare. Oh, non farlo arrabbiare, quando si arrabbia gli si arricciano i baffi, ti prego. Allora vi serve il nostro aiuto. Ne posso più di quest'orca. Neanch'io. E lo scafo non resisterà ancora per molto tempo, capitano. Allora prepara l'arpione, Ramon. Sì. Oh, il mio Ben Bed! Dobbiamo creare un diversivo. Oh, Benjamin! Benjamin! Sembra quasi un pianto.
questo è un cucciolo di orca. Ecco spiegati i continui attacchi. Quell'orca deve essere la madre. Puffer Topo, la cattura delle orche è illegale. Allora perché il capitano l'ha fatto? Scommetto che vuole venderlo a qualcuno. Non preoccuparti, piccolino. Ti riportiamo dalla tua mamma. Mamma? Oh no, l'arpione! Dice che la giungla di Vandala è una delle più pericolose al mondo. Hai detto pericolose? Serpenti velenosi, insetti giganti, piante topivore. Già, è un posto davvero incantevole. Tieni, Gerolimo, bevi un po' di tè, ti farà bene, vedrai. Grazie. Tazza sprodolorata e l'ho fatta! Non so cosa sia peggio, se gli scherzi di Trappola o se rischiare la vita in volo. Ti ho detto che non sono un professore. Ma dopo di me, ma qui c'è un burrone! Che problema c'è? Non ti facevo così fifone, prof. Ehi, vacci piano, sono solo prudente e non fifone. Allora io faccio strada. Va bene? Wow, è super stratopico, mega fantastico. Guarda, zio G. È una parola, guarda, zio G, dice lui. Si apro gli occhi, qui rischio di volare. Guarda che panorama, zio G. Io non ho problemi. Forse è meglio che io non guardi fuori, è rischioso. Non avrai mica il mal di mare, spero. No, perché so che tutto questo su e giù a certa gente fa venire una nausea pazzesca. Ma tu, cuginotto, non hai la nausea, vero? No. Non dirlo. Qui si sta benissimo. È così bello sentire l'aria fresca dell'oceano e lasciarsi cullare dalle onde. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Va male. Ma che paura! Tieni duro, cugino! Trappola! Thea! Benjamin! Mostro di pietra! Ma perché ti ho dato retta? Fa un freddo felino e c'è una nebbia così fitta che non vedo neanche il mio naso! Tranquillo, pare che il mostro puzzi di brimarcio. Quindi se si avvicina ce ne accorgiamo. Lo sai che non ho mai creduto ai mostri, Thea. E men che meno a quelli che sanno di formaggio scaduto o addirittura marcio. Non c'è niente, me ne vado. È stata davvero molto gentile tua sorella offrirsi di badare a Fuffino. Geronimo? Il fatto è che lo zio ha una fifa felina di volare. Perché non provi a dargli una gomitata? Ehi! No, ma sì! Trappola, che stai combinando? Niente. Oh, quello cos'è? Questo? Mi preoccupo solo della tua salute. Lo faccio per te, cugino. Ehi, aspetta un attimo. Io sono in splendida forma. C'è in giro un impostore. E quindi non devo fare nessuna dieta. Dammi quel formaggio. Ho una fame felina. Puffer Topo è chiuso. Eppure ci deve essere un modo per entrare. Le formiche trovano sempre un modo per entrare. E allora penserò come una formica. Sono una formichina, sono una formichina, formichina, formichina. Sono una formichina, formichina, formichina. Sono una formichina, sono una formichina, sono una formichina, sono una formichina, sono una formichina. Sono una formichina, una formichina. Oh! Oh! La sirena assomiglia in modo incredibile a te! Trappola! Ma cosa fai?
Immagino che anche questa abbia un prezzo a parte. Certo, ma è un prezzo veramente ridicolo. Chi suona più forte vince la gara. È l'unica regola. Allora non c'è storia. Gli amici dalle mie parti mi chiamano Cornamusa Trappola. Forse dovremmo lasciar perdere la cornamusa. Mi stavo solo riscaldando. E adesso affetterò il formaggio con il miglior tagliaformaggio che sia mai stato inventato. Trappola, quello è il mio giusto gusto? No, è solo formaggio. Il giusto gusto è il formaggio più raro al mondo. Stratopico, si scioglie in bocca. Ehi, qualcuno vuol sentire un po' di musica? No! Ah, è un posto davvero incantevole. Attendo con ansia la vostra visita. Ok, d'accordo. A presto, allora. Le strette di zampa non fanno per me, sai, germi. Oh! Salve, senta, lei ritiene che la polizia stia facendo tutto il possibile per catturare Barry il baffetto? Sì, certo, mi lasci in pace. Ma non pensa forse che si possa fare di più? Aspetti, forse ho qualcosa che potrebbe interessare. Mi dia solo un momento, prego. Ecco qua. Oh, grande tristezza. Oh, povero Rattami. Sventurato Rattami. Neanche un cliente, neanche uno soldo. Ma hai in mente un piano eccezionale. Oh, però, ahimè, Rattami non può riuscire da solo. Basta frignare. Forse oggi è giorno fortunato per Rattami. Bene. Mi presento, sono il maestro del dojo. Molto piacere, mi chiamo Geronimo Stilton e questa è mia sorella Thea. Riposatevi pure, forestieri. Ma vi avviso, non potete fermarvi troppo a lungo. Gli estranei non sono ammessi in questo luogo. Veramente abbiamo ricevuto un invito. Cosa? Vedo che siete ospiti dei Topizu. Questo allora cambia tutto. Benvenuti al dojo, amici. È un vero onore avervi qui con noi. Far topo, sì. Non pensavo la sapeste così lunga sui pirati, non esistono più. Come hai detto? I pirati non esistono più. Sicuro? Io sono Capitan Baffo Nero e come vedi esisto. Questa è la mia nave Coda del Mare. Vi do il benvenuto a bordo. Rilassatevi. Sono certo che sono come una qualsiasi altra famiglia. Benvenuti. Tu devi essere lo zio Gravio. Benvenuti. Scusatemi, è la mia allergia. Benvenuti in Transtopachia. Aiuto! Zio G! Thea, Trappola! Benjamin! Geronimo! Zio G! Benjamin! Trappola! Benjamin! No! Allora, Nib, hai qualche videogioco? No. Beh, magari uno skateboard. Una bicicletta? No. Oh. Ma possiamo giocare con la mia scatola di ossa. Ossa? Già. Scommetto che non sei capace di collegare la scapola al perone. Ma che cosa ne dici di guardare un po' la TV? Noi non abbiamo la TV. Scusa, torno subito. Gregor, vieni con me. Aspettatemi! Salve, signore, sono il loro cugino. Già, il loro cugino più piccolo. Sei sicuro che... Sicuro che me la caverò da solo? Garantito, mamma. Mamma? Aspetta un attimo, quanti anni hai, piccolo? Vediamo, 1, 2, 6, 4... Sì, 10! Imbroglione! Non ne ho 10! E invece sì che li ho! Uffa, non posso mai andare in nessun posto divertente! Non è giusto, non è giusto, non è giusto! Se pensi di convincermi facendo i capricci, sappi che... D'accordo, d'accordo, puoi entrare!
questo aggeggio suona alla stragrande, ragazzi! Ha funzionato! Ottimo! Ora speriamo solo che Von Volto non abbia smesso di provare a cercarci. Nel frattempo... scappiamo! Siamo arrivati, vero? Quasi. Oh, meno male. Lo faccio io. Balalù, balalè, gualabim, bambum, skidadù, skatadù, wakabim, bambum. Non intendeva questo quando parlava di esperienze emozionanti, Sper. La cosa è molto misteriosa. Buonasera. Buonasera. Tiratemi fuori di qui! Aiuto! Senza il Fortuna Stella non sono nulla. Non preoccuparti, Diva. Sta tranquilla, ci sono io. Ti aiuterò a ritrovare il tuo rubino. Sono certo che i Rattoff hanno una motivazione logica per spiegarci dove sono andati. Anche a me. Ma guardando il lato positivo ho fatto un grande scoop. Già, io ho il forte sospetto che la nostra straordinaria sirena sia in realtà una normalissima ladra ma molto furba. È con mio grande piacere che vi nomino guerrieri topizzu onorari e guardiani del dojo. Naturalmente potete rimanere quanto desiderate. Chissà, forse stanno proteggendo qualcuno che ha un segreto. Questo è il sarcofago di Tutankhamon. Lo scettro dovrebbe essere qui vicino. Diamoci da fare, cerchiamolo. Ok, cugino, ti spiego tutto quello che devi sapere su come si cavalca un toro. Vai. Tieniti forte, Geronimo. È tutto quello che c'è da sapere. Quella brutta pulce somiglia tantissimo a Geronimo. Che strano. Aspetta un momento. Questa pulce è Geronimo, ha i suoi baffi. Hai preso il raggio mini invece della telecamera. Capito? Infatti mi sembrava un po' strano. Guarda che figura disegnano. Per caso ti ricorda qualcosa? Sembra il ricamo che c'è sul cuscino da meditazione del maestro. L'anello dei guerrieri Topizu. Perdonami, è solo che mi hai fatto venire una brillante idea! Chi è mai questa meravigliosa visione di assoluta perfezione maschile? Ehi, per un grande mago degli scherzi come me, tutti i giorni è il primo di aprile! Grazie, ma io ho già un cucciolo, ed è... Bene, Capitano Piuma, al vostro servizio! Cosa? No, perché c'è il mio ferro di cavallo portafortuna a proteggerci! Tu sei bellissima, te l'ho detto, sono loro. Ora smettila. Avevo completamente dimenticato che noi abbiamo lo stesso sangue. Se anch'io fossi un vampiro! I miei denti mi sembrano un po' lunghi. Io mi sento più... Una cosa per volta. E quindi, come responsabile dell'ufficio, dico che assaggerò il formaggio di Geronimo. Non toccare il formaggio! Tu non guardarmi in quel modo. Non ti mangerò mai più. Aspetta un attimo, quanti anni hai, piccolo? Vediamo, 1, 2, 6, 4... Sì, 10! Cosa c'è? Ho cominciato a prendere lezioni di violino, e allora... Ehi, la Gringos, qualcuno ha chiamato un taxi? Piacere di conoscerti, Bonnie. È un onore. Per caso ti ho già detto che sono un lord? Sì, lo sapevi già. Tenergli la porta aperta, buona questa! Grazie!
È mai possibile che la Gazzetta del Ratto riesca sempre a soffiarti gli scoop? Non è che Sally ha messo delle microspie? Oh, forse c'è... Una spia! Perché non ci ho pensato prima? Sì, deve esserci uno scagnozzo di Sally che viene a ficcanasare nel tuo ufficio. Non mi sono mai sentito così in imbarazzo. Sì, invece. Ricordi l'estate scorsa quando hai perso il costume da bagno in mare? Che figura. Lasciamo perdere. Ma dai, lo sanno tutti che i servizi di Sally Rasmussen non sono altro che spazzatura. Chi vuoi che ci faccia caso? Ehi, cugino, ti sei visto in questa foto? Sto morendo da ridere. Qui ce n'è una copia per tutti. Sì, ma è in cima a una montagna e ghiacciata anche. Poche storie. È la prima e unica occasione di intervistare un topizzo. Ah, seconda e unica. La prima Geronimo se l'è già giocata. Il topo mascherato di prima se l'è fatto scappare. Ecco, lo sapevo che stavi battendo la fiacca. Non hai ancora letto il giornale, guarda. Ciao, nonno. No, mi spiace, non posso scrivere un articolo sulla sua nuova pentola da fonduta. Non ho tempo per questo. Metà della mia redazione è in vacanza. C'è il suo contabile in linea. Io sto partendo per le vacanze, arrivederci. Salve Topigoni, come va? Senti, posso richiamarti più tardi? Sono incredibilmente impegnato. Capisco, stai partendo per le vacanze. Aspetta un secondo. Pronto? Un SMS di Trappola. La sua casa sta andando a fuoco! Devo andare, scusa, è un'emergenza! Esce d'aprile, ciao! Trappola, non si spia dal buco della serratura. Si vede qualcosa? Che succede? Ciao cugino, come va? Aggiù. Caciotta qui, fottina lì, se nel cheeseburger mi fa star punti, lascia! Ridammi subito quel microfono, impostore! Barry non gradisce prendersi la colpa di qualcosa che non ha fatto. Oh, carissimo signor Baffetto, mi spiace molto, non intendevo di certo offendere nessuno, no! Diciamo che è stata sua l'idea! Ora basta, non intendo sopportare oltre. Lei non sa chi sono io. Sono Sally, dico Sally Rasmussen. E chiedo di essere liberata immediatamente. Questo è veramente troppo, caro signore. Il mio parrucchiere personale mi aspetta per le 2. E se salto l'appuntamento sarò di pessimo umore. Che modi. Questa intervista sarà lo scoop del secolo, dico! Dico, che stai facendo? Ti congratuli con lei? Ehi, in pista sarò anche un osso duro, ma lo spirito sportivo ce l'ho, quello non mi manca. Lei ha meritato di vincere. Ma come? Dopo tutto quell'organizzare, darsi da fare per convincere Ratter? Volevo dire, ecco... Ops. Ma che cosa stai dicendo? Che c'è Ratter dietro tutti quei sabotaggi! Che cosa? Proprio così è stato il tuo sponsor ad organizzare tutto, Sally! Sono senza parole! Come osi accusarmi davanti a tutti? Non so di che cosa parli, brutto ficcanaso! Quel Ratter ha fatto tutto da solo! Ok! Che cosa? Che mi importa sapere dove sei o quanto puzzi quella roba? Sei licenziato! Quella Stilton ci ha imbrogliato! No! È tutta colpa tua, Marameo! Colpa mia? Ma io non ho fatto niente! Appunto, è per questo che ce l'ho con te! Ma io vedi di fare qualcosa per questi uccellacci, Babbeo! Sì, mi girano intorno, neanche fossi fontina scaduta! Oh!
Scusa un attimo, sfacciato, è importante. E arriva Quelli! Ha rapito zio G e Trappola! E ha preso anche Sally, questa volta per davvero! Puffa il gatto, ci mancava solo questa! Ok, tu sta fermo lì! Arrivo fra un attimo! Ciascuno il suo tombino, ok? Tea, sei qui, Benjamin. La trappola invece qui. Ci incontreremo nel punto centrale. Il gran supersauro non ci sfuggirà, si troverà con la coda al muro. Stazione di Pecorotto, in fretta. Piano! Scusi, non può andare un po' più piano? Sa, vorrei arrivare tutto intero! Pensandoci bene, come non detto! Ok, attento, c'è una curva a destra! È una mucca! Salvi per un baffo! I ciclisti stanno per arrivare alle punte lungo lunghissime. Preparo la macchina fotografica. Ve lo immaginate? Trappola Stilton, il primo a fotografare una scimmia polare. Trappola! Ehi, posso avere questa? Sì, per favore. No. Puoi vedere?
vedere che c'è dietro lo zampino di Sally? Sì, è un trucco di quell'imbrogliona! Se solo l'eco del roditore riuscisse a provare che è tutto un imbroglio, allora sì che verrebbe fuori uno scoop coi baffi. Sì, puoi dirlo forte, è garantito al formaggio! Ok, a quanto pare il gran supersauro esce ed entra dai tombini, quindi dobbiamo controllare le fogne. Chi è con me? Su la mano! Non capisco cosa abbiate da lamentarvi voi due. Io sto benissimo, mi sento fresco come un frappè con ghiaccio. Pista! Largo! Ma far dopo, che disastro! Zucchero filato spiaccicato! Eravamo così amici! Trappola, va tutto bene? Eh? Cosa? Wow, che numero stratopico! Gli amici del torneo Trucchetti e Scherzetti andranno fuori di zucchina per questo. Buono il formaggio con i buchi. No! Uffa! Insetto! Grosso insetto! Calmati, Geronimo! È molto probabile che gli animali che incontreremo qui abbiano molta più paura di te, sai? Forse hai ragione, ma questo non mi fa sentire meglio! Basta fare un po' di luce per vedere che non c'è nulla di spaventoso. Così poi ti rilassi e dormi, ok? Che sta succedendo, zio G? Un rinoceronte, una giraffa, un leone, ci sono tutti! Sono tutti là! Geronimo? Ehi! No, così non va bene. Adesso ne è uno nella pancia. Un altro messaggio di zia Thea. Ok, ora va molto meglio. Zio G, come stai, zio G? Zio G! Wow, cos'era, zio? Quella, Benjamin, si chiama orca. In inglese, killer whale. Ma è pericolosa! Niente paura, sono predatori, ma raramente attaccano imbarcazioni o persone. Capitano, sta per attaccarci! Orca in avvicinamento veloce! Presto! Forza con quella corda! Mi toccherà sbaffarne un po', altrimenti come potrà fare la dieta? Benjamin! Piedone formaggione! Oh, presto, tappatevi il dago! Ragazzi, questo è il formaggio più deliziosamente puzzolente che io abbia mai annusato in vita mia! E quello da dove salta fuori? Ho sempre con me un panino al formaggio di emergenza. Al momento giusto, da qua. Ma, ehi! Mi scusi, capitano, ma pare che abbiamo dei problemi con i motori. D'accordo, scusate, vado a dare un'occhiata. Di
Vedi un po', G, li mangiano quei doppi crostini al cacio e fontina? Oh, hai sentito la notizia? Trappola, io ci lavoro con le notizie. Oh, allora lo sai già? È spaventoso, a Topazia sta sparendo tutto il formaggio. Cosa? Ma figurati se di punto in bianco scompare il formaggio dalla città. Ehi, Geronimo, sai che sta scomparendo tutto il formaggio dalla città? Cosa? Tieni tutto in sospeso, Manny, ti richiamo più tardi. È così, G, i ristoranti sono tutti in agitazione, non ne hanno quasi più. Il pecorino piccante, il cacio e pere, la trattoria Provolini, perfino la catena giallo formaggio. Aiuto, aiuto, G, non vivo senza giallo formaggio. Oh no, è terribile, terribile, anzi terribilissimo, vi dico. Ho finito le patatine, ma tranquilli, trappola sempre con sé in caso d'emergenza, bocconcini di graviera. Trappola! Oh, scusatemi! Presto! Afferrate la fune! Un fardato, un volo da record! Proprio come in un film di Colorado Kid! E noi siamo i protagonisti! Da questa parte! Prendi il tasto, forza! Ci siamo! Vai, G! Ah, non intendevo, vai in quel senso! Tirate! Troppo tardi! Ormai tutta Topazia in mani di favoloso Rattami! Adesso! No, sarò io a fermare voi. Pronti? Oh no, per mille mozzarelle neanche fossimo a Luna Park. Dottor Stilton, ora sei libero da tua allergia. Oh, è solamente una ultima piccola cosa. Eseguirai tutti gli ordini di Rattami ogni volta che sentirai parola magica Madagascar. Un, due, tre. Oh, ipnotizzato. E adesso è il tuo momento. Devi dimostrare se meriti veramente di unirti a noi, Topizu. E dov'è il modulo per l'iscrizione? Silenzio! Devi lottare contro un altro campione, ma se ti rifiuti sarai scaraventato nella fossa dei disperati. Mi pare di non avere altra scelta. No! Combatti, mio valoroso campione! Sembra che David sia il nostro Raf. Ehi! È bloccata! Non è una scena già vista, zio! Spero che almeno non ci sia un lago nei paraggi! Aspetta!
un attimo! Oh, se David sta gareggiando! Già! Chi sta guidando il furgone? Durante! Professor Raverrat, aspetti! Non può farlo! Ormai è troppo tardi, Geronimo. Non appena avrò finito di raccogliere le informazioni di tutti, io e i miei strarobot saremo pronti a conquistare il mondo! E perché mai dovremmo farlo? Dobbiamo trovare mio fratello. Oh, l'hai trovato, fanciulla! Geronimo! Zio G! E tu chi sei? Capitano Dry Jack è il mio nome. E saccheggiare i mari aperti è il mio mestiere. Buonasera. Buonasera. Tiratemi fuori di qui! Aiuto! Fatemi uscire! Dracula, spostati, ho fretta! Oh, meglio che tu non esca da qui, c'è un problema! La pianta che avevo ordinato per l'ufficio è arrivata! E allora, dov'è il problema? Non avevo mica capito che la tua parilus della Amazzonia fosse una pianta tubivora! Aiuto! Sei il solito esagerato! Figurati se esistono le piante... Ma come... cosa... Com'è potuto succedere? Oh. Chi è stato? In occasione della nuova collezione, Felipolino presenterà un nuovo rivoluzionario tessuto che rappresenta l'invenzione più stratopica della sua carriera. Qualcuno ha spifferato lo scoop che io avevo promesso di non spifferare! È una buona notizia? No, è un disastro! Ecco, fatto. Finito. Oh, ehi, Geronimo, e tu che cosa ci fai qui? Beh, volevo finire il mio libro e così ho deciso di stare qui fino a tardi. Tardi? Zio G, è mattina. Cosa? Il teatro di Topazia si conferma come una parte di storia della città. È tutto dal vostro Geronimo Stilton per l'Eco del Roditore. Ehi, cugino! Sei tu, Trappola. Mi hai fatto venire una fifa felina. No, ho finito il formaggio. Prova con qualcos'altro. Allo? L'Eco del Roditore, dove la notizia conta, dica pure. Oh, ciao, G, sai, siamo tantino occupati. Rimani in linea. Per il momento è tutto, a presto dal vostro Geronimo Spitto. Dai! Sta tagliando la corda, presto, dai! L'ha già tagliata. Prendeteli! Ecco, tieni, una prendi la tua. Sbrighiamoci! Siamo bloccati! Aspettate, cerco il codice segreto. Ci stai prendendo la mano, zio G? Sì, è facilissimo, non ci trovo niente. Qualcuno mi perde! Vedere, Benjamin. Ah!
Aspettate! Per favore! Il treno! Il manoscritto! Io devo prendere quel treno, la prego! Accelera, Gisa, la squaglia! E per finire, chi è questa affascinante nonché abile pilota? Ecco, io sono... Thea. Oh! Attento! Woohoo! Fantastico! Sì, bravini, ma ora osservate la maestra. Nuova mossa, il triplo ragno volante. Arrivo! Sì, la maestra dei disastri, vuoi dire? Ti ho vista in televisione e vorrei dirti una cosa, di persona sei anche più carina. Ah, cosa ne dici di un'intervista? Sono sicura che tutta Topazia vorrebbe conoscere ogni dettaglio delle tue avventure. E ora che cosa facciamo? Forse ho una soluzione. Rimanete qui, provo ad aprire la porta dall'esterno. Però sbrigati! Cerca di calmarti, d'accordo? Nessuno vuole farti del male. Geronimo, Benjamin e Trappola Stilton, così come Sally Rasmussen, sono ancora bloccati nel passato. Il professor Von Volt sta lavorando per riportarli al presente il più presto possibile. Professore, c'è qualche sviluppo? Oh, sargatto! Che cos'è? Una specie di trappola sottomarina. Dovrei riuscire a liberare il Metamouse. Ehi, dove andate? Stavo cominciando a divertirmi! Che c'è? Oh, di che si tratta, G? Il professor Franz Raverrat, il mio vecchio insegnante dell'università, mi ha concesso un'intervista esclusiva. Raverrat? Vuoi dire quel topo dall'aspetto un po' strano? Ehi, è davvero stratopico! Il giornalismo investigativo può anche essere divertente. Te la stai cavando piuttosto bene. Ti va di cavalcare qualche onda giù fino alla baia? Volentieri, certo. Posso venire anch'io? No! Ehi, tu, attento! Cosa? Deve esserci un codice di sicurezza. Fammi provare una cosa. I colori di chili formaggio. Geniale, Benjamin! Ok, ascoltate, vi lascio Matilda. Potete badare a lei mentre sono via. Quando tornerò, forse Geronimo sarà arrivato, va bene? Non c'è problema. Come potete trovare il mio trasformaggio? Siamo anche dei reporter investigativi. Se ci dai il permesso di cercare nella tua fabbrica, scopriremo chi l'ha preso. Vieni a vedere, zio G. Allora, Gru, impronte di pneumatici? Ma che cosa significa? Dammela! Un patto è un patto! Torna subito qui! Parlo sul serio, Benjamin! Vieni qui, quel castello è mio! No! Oh, un castello! Oh? Ferma, non è una telecamera! È il raggio mini-mini di Von Volt! Il che significa? Che lo zio e Trappola potrebbero essere diventati mini! Ah! Ciao, zio G! È appena uscito un nuovo film! Si intitola Il topo potere del karate! Che forte! La foresta è astronomica, ragazzi! Attento, Benjamin! È tutto a posto! È quando latte si caglia che si forma la scaglia di formaggio, baby! Oh, baby, baby! Mi sciolgo come mozzarella al sole! Oh, mi sta andando il cervello in fonduta! Perché fate a gara per decidere chi di voi è il miglior fan? Potete esserlo tutti e due, no? Dov'è finito Rattazzo? Credi sia stato lui a prendere il formaggio? Non lo so, ma per ora la sua scomparsa è l'unico indizio che abbiamo. Benjamin Stilton!
cucina ce l'ha con me. Oh, mi sento un sandwich. Lascialo a me, cugino, so io cosa fare. Tu, spiegami che cosa ci fai su questo treno. Io ci lavoro qui. E per chi lavori? Sentiamo. Per le ferrovie, ovviamente. Mm? Lo sapevo, il cappello, la divisa, il cartellino col nome, sempre a chiedere biglietti. 2 più 2 fa 4, tu sei il controllore. È crollato, cugino, è crollato. È tutto tuo adesso. Non funzionerà mai, non sembriamo per niente due insetti. Sciocchezze, se ti vedessi ti tirerei una ciabatta. Oh! Adesso mai più. Insettoni in azione. E sta attento, così mi rovini le antenne. Insetti? Falso allarme. Insetti impostori. Visto? Te l'avevo detto che avrebbe funzionato. Giamata! Zio Geronimo, dove sei finito? Un maggiordomo robot ci tiene in ostaggio da ore in casa mia. Aiuto! Ottimo lavoro, zio G. Sì, Geronimo Stilton ha appena completato con successo il suo mega scoop sul giro dell'isola. Vuole aggiungere qualcosa, dottor Stilton? Ma dammi subito quel microfono! No, è mio! Ho detto dammelo! No! Signore e signori, ora vedrete Geronimo Stilton inseguirmi in volata! Dammi il microfono, trappola! Vai! Ehi! Oh! Trappola! Geronimo Stilton è a pochi centimetri da me! Sono appena inciampato in un pezzo di formaggio! Ma non c'è problema! Dammelo! Geronimo fa un testa a testa con me! Altrimenti non saprei mai di cosa si tratta. Ok! Era solo una battuta! È chiaro che non può dirci il suo nome, è un topo preistorico! Ma certo che sono un pirata, visto! Ho la venda sull'occhio! No, in effetti direi di no. Ma vedi, mio caro Stilton, tu hai qualcosa che serve a me. Lo scoop del secolo! Tutti a bordo! Così. Come, non l'hai ancora capito? Le perle, ovvio, valgono un sacco di milioni. Ho cercato per parecchi anni questo leggendario banco di ostriche. Ci incontriamo di nuovo, a quanto pare, vero? E così voi due state lavorando insieme. Con il mio potere e il suo grande cervello, nessuno al mondo riuscirà mai a fermarci. Vuole sapere come fai a sciogliere gli iceberg? È il telecomando che ho riparato con la dottoressa di Toratto e che ha fermato il dinosauro. Guardate, sdraiato! Fermo lì, ho un trucco nuovo di zecca da farti vedere. Non ora, trappola, stavamo... Ecco a voi una corda. Complimenti, bel trucco. Adesso arrivo al bello cugino. Ecco fatto. E ora, signore e signori, il nodo sparirà. Grande! Sì, va bene, bravo, trappola. Ora slegami, però. In realtà ci sarebbe un problemino. Non ho ancora capito in che modo riuscirò a far riapparire il nodo. Ricapitoliamo. Il progetto Fognabella di Topazia, il festival delle sculture di formaggio, la mano di mummia galleggiante ritrovata a Castelburg e adesso i festeggiamenti per il centenario. 4-0, eh? Così non va, cuginotto. Trappola, cos'è tutta quella roba? Che te ne fai di una canna da pesca? Chi t'acchiappa mummie? Vediamo, infrarossi attivati. Ehi! Appena in tempo, quegli occhiali erano un vero pericolo. Forte! Hai visto che roba? No, ma dai, è un gioco da ragazzi, Benjamin. Cosa vuoi che sia? Sta a vedere. È una questione di polso, sai? Vada! Arriva un super treno! Sì, trappolone! Sì! Aiuto!
Gran bel volo, signore. Qui siamo sul roditore express, non al parco giochi, lo sapeva? Ma naturalmente. Ehi, cugino, dovresti stare un po'. Ehi, G! Guarda un po' che cosa faccio! Hai visto che tuffo stratopico? No! Benjamin! Pandora! Siete qui dentro, ragazzi? Laboratorio di scienze? Nota per me stesso, non toccare niente. Guarda, puoi dirlo forte. Dove hai imparato a cavalcare un asino? Sulla giostra, quando ero piccolo. Non solo, so anche cavalcare un elefante, una zebra e una tigre. Da giù! Cosa? Wow! Se fossi in te, darei dei morsi un po' più piccoli. E perché? Perché? Perché la cucina toporicana è la più piccante al mondo. Io non lo vedo. Beh, ma non può essere andato lontano. Già, nessuno in questo posto va molto lontano. Andiamo. Ma dai, provalo. No, non se ne parla nemmeno. Avanti, è giallo, tu adori il giallo. I Ratoff abitano lassù. Oh, cosa c'è? Ho pensato di portarlo con me, no? Ci siamo, stiamo molto attenti. Non sappiamo chi o che cosa si nasconda là dentro. Per mille ratti volanti! Hai sentito? Sentito cosa? Questo c'è cosa? Qualcuno che ci sta seguendo. Adesso basta, vieni fuori immediatamente. Oh, mamma. È la mummia. Rilassatevi, sono certo che sono come una qualsiasi altra famiglia. Benvenuti. Ho
capito bene, si va sul set di Colorado Kid 4. Calma, veramente non ho ancora deciso. Adoro Colorado Kid, è stratopico. Io lo adoro ancora di più. Più che un treno, questo sembra un albergo. Ci sono troppe porte per i miei gusti. Diamo un'occhiata qui dentro. Qualcuno di voi sa per caso dove faranno la sfilata? Aspetta, al teatro di Topazia. Ascolta, mi è venuta un'idea stratopica. E se ne facessimo finta? Cosa? E se poi ti scoprissero? Basta cercare di essere convincenti. Ci rimane solo questa da aprire, Pandora. Chissà quali spaventose creature si nascondono qui dietro. Che cosa stiamo cercando? Zio G ha detto di controllare se vediamo qualcosa di sospetto. Questo posto mi dà i brividi, a me sembra tutto sospetto. Il teatro è stato costruito secoli e secoli fa. Pensa solo che i padri fondatori di Topazia si sono incontrati proprio qui per scrivere la costituzione della città. Benjamin, guarda un po' qui, sono delle impronte. Pensa intelligente, sii intelligente. Pensa intelligente, sii intelligente. Pensa intelligente, sii intelligente. Pensa e ripensa. Nome, prego. Trappola. Stilton. E tu chi sei? Mi chiamo 130-beta-omega-956-alfa-422876-1148 Brandi Tango, lineetta, doppio spazio, coseno, teta, 595, ciclo infinito. Com'era dopo il trattino? Può chiamarmi Blog. Cognome Stilton. E il nome? Ecco, Geronimo. Prego, può entrare. Salve, sono professor Rodenstein, studioso di fisica. Ho elaborato nuova teoria sulla relatività di formaggio. Fonduta uguale a mozzarella per cacio. Oh, quella formula la conosco benone, l'ho usata spesso e a dir poco deliziosa. Salve, il mio nome è Pianoforte, compositore di fama mondiale al suo servizio. Ah, immagino che sarà d'accordo con me sul fatto che il bri bemolle è sopravvalutato. Mi chiamo Yamatopo Wata, maestro di karate, e lei sarebbe? Geronimo Stilton, maestro di tutte le cose notiziose. È un piacere conoscerla, dottor Stilton. Signori, se volete seguirmi. Mettetevi comodi, il test inizierà tra pochi minuti. Il pranzo verrà servito nell'atrio. Spero ci siano i panini e groviere doppio brì da mangiare. Il mio stomaco non lavora tanto bene a cervello vuoto. Oh, ehi! È reclinabile! Mitico! Stratopico! E hop, e hop, e hop, e hop, e... Dottor Stilton, ora basta, per favore. Sarà un pranzo fantascientifico! Wow, che forte, troppo, troppo forte. Oh, fartopo, che...
Esperienza elettrizzante. Oh, ma come è volato il tempo! Devo andare ora, ho da fare. Signori, è stato un vero piacere conoscervi. Presto! Afferrate la fune! Un far gatto, un volo da record! Proprio come in un film di Colorado Kid! E noi siamo i protagonisti! Da questa parte! Prendi il tasto, forza! Ci siamo! Vai, G! Oh, non intendevo, vai in quel senso! Troppo tardi! Ormai tutta Topazia è in mani di favoloso Raddami! Adesso! No, sarò io a fermare voi. Pronti? Oh no, per mille mozzarelle neanche fossimo a Luna Park. Della nuova collezione, Felipolino presenterà un nuovo rivoluzionario tessuto che rappresenta l'invenzione più stratopica della sua carriera. Qualcuno ha spifferato lo scoop che io avevo promesso di non spifferare! È una buona notizia? No, è un disastro! Ecco, fatto. Ah, finito. Oh, ehi, Geronimo, e tu che cosa ci fai qui? Beh, volevo finire il mio libro e così ho deciso di stare qui fino a tardi. Tardi? Zio G, è mattina. Cosa? Ma... Il teatro di Topazia si conferma come una parte di storia della città. È tutto dal vostro Geronimo Stilton per l'Eco del Roditore. Ehi, cugino! Sei tu, Trappola. Mi hai fatto venire una fifa felina. Prendi! No, ho finito il formaggio! Prova con qualcos'altro! Allo? L'Eco del Roditore, dove la notizia conta, dica pure. Oh, ciao, G, sai, siamo tantino occupati. Rimani in linea!
Per il momento è tutto, a presto dal vostro Geronimo Spilton.